Pomodoro, mozzarella, pasta asciutta e maccheroni, melanzane e peperoni. Il mio show comincia qua. I involtini, cotolette, costolette di maiale, i crostini di caviale, solo a chi li chiederà. Ok, vediamo. Allora ragazzi, qui del 38, qui in teoria abbiamo finito tutto, attenzione, tutto con Overcooked, però dobbiamo sbloccare solo gli ultimi due livelli del cane e lo dobbiamo fare per far felice a Grievous, però io sono molto contro. Eccolo qua il 2 maledetto. Ah, era questo. Mi ricordo che stavamo cercando per tutta la vita. Ma questa allora era complicatissima, eh. Ma vedi perché non riuscivamo, ma noi l'avevamo fatto la combo di 5, ma non lo trovavamo perché è nascosto qua nel buco. Non lo trovavo fisicamente, però. Sì, ma perché io guardavo nella direzione sbagliata. Hai capito la no. Allora quelli là che erano bloccati, che cacchio di livello sono? Il 6, il 5 era che mancavano come livelli. Li abbiamo sbloccati tutti eccetto il 7 e l'8. Ah, ok. E come si fanno a sbloccare il 7 e l'8? Sentiamo che tutti i 6. Arriviamo. Perché allora il mio dubbio era: eravamo riusciti o no a fare. Aspetta un attimo, dov'è Steam? Eccolo qua, Steam. C'è scritto cosa dobbiamo fare per sbloccare il 7 e l'8. Allora dobbiamo completare. Eccolo qua. Dobbiamo fare la combo di 8 nel livello 5-5. Ok, livello 5. Però se abbiamo sbloccato il 2, vuol dire che siamo riusciti a fare allora la combo. Sì, ma infatti mi sembrava stanno un'altra volta. Mongola fiera, maledetta mongola fiera. Allora, il 5-5 era quando ti avrò battuto. Ma il 5-5 non era uno degli ultimi livelli. Sì, uno dei buoni che abbiamo fatto. Qual è? No, quello che ha detto è tanto caro. Poi dobbiamo fare la combo di quant'è che è? 8. Allora, qua dovrebbe fare la combo di 8, di 8. Mentre invece nel 6-4 c'è la combo di 7. Ah, ok. Il 6-4. Però ho paura del 6-8. Oddio, no, ti prego, non nello spazio, no, ti prego. È nello spazio. No. Ah, no, sì, grazie. Ah, ma questo era facile, perché non l'abbiamo fatto così bene? Non mi ricordo perché. Ah, vuoi fare direttamente questo, non il... Sì, beh, poi facciamo anche l'altro. Ma perché mi ricordo che l'altro c'è il flashback di Delta che... e quindi è meglio fare questo piuttosto. La combo di 7, e quindi 7 piatti di fila. Ok, bella. La pizza, bisogna fare la pizza, dai Delta. Tu che sei esperto nelle pizze. Come si fa a spostare? Ah, sì, penso che lo sposto, aspetta, lo sposto io. Bravo, Alex ha detto... Cosa hai fatto? Delta, prendi la pomarola. Delta, prendi un po' di pomarola. Dove vai? Delta. Il pomodoro, prendi. Dov'è il pomodoro? Scusa. È qua. E non l'ho visto che tu me l'hai. Visto che è un po' fondamentale nella pizza, meglio fare un po' di scotch. Vabbè. Perché non facciamo la pizza all'ananas? Perché non facciamo la pizza? La pizza vera. Se dice un'altra eresia del genere. Vabbè, ora la pizza là non la sta sentendo. Il super italiano invece ci stai deludendo profondamente. D'accordo. No! Quello io che uscito. Errore mio, buttate il pomodoro, quello che sei. No, ma raga, dobbiamo muoverci però a fare. Ci serve il formaggio, Rex. Sposta la leva qua del formaggio. Sì. Devo ricordarmi un po' perché non mi ricordo nulla, raga. Ma come non ricordi nulla? Il formaggio Delta, la pizza si fa con la mozzarella di bufala, il fior di latte. No, non è che. Madonna, quanto ti detesto. Non è sta roba qua. Intendevo, non mi ricordavo i tasti per spostare sti. Per fare la pizza. Dai, Madonna, mi vengono gli attacchi, l'allergia proprio. Sono allergico alla pizza. Del pomodoro e dell'insalata. L'insalata, sì! No, aspetta, la salsiccia, anche questo serve. Fatto. Che c'è del panino? Ah, pure il panino, maro. Come faremo senza Rex, L'avremo solo del Delta e moriremo di fame. non proprio perché poi ce lo mangiamo. Perché, povera? Il pomodoro, mi dia il pomodoro. Vai, per il ma perché sei sacrificato? è morto malissimo comunque. Ma sì, ma perché poi? Qua, ah ecco, aspetta, non lo metto qua, via, no, lo metto io.
No, no, no. Aspetta, cosa ci manca ancora? Il pollo? No, ma non c'è una pizza solo col formaggio? Ah, eccola qua, aspetta, aspetta che la faccio dentro. Ma io lo stavo... No, era già pronta qui, ragazzi. No, ma non hai capito, volevo liberare il piatto. Quello era il mio. Ok. Ok, mi sono... Allora, il prossimo è il panino. Con l'insalato. Esatto, l'insalato. L'insalata sta là, l'insalata. Bravo. Non me la mette? Perché non me la mette? Allora, perché è un hamburger. Io l'ho anche servito. Però mi serve un piatto. Col pollo. Ragazzi, mi serve un piatto. Ah, prendo io, vai. Vai. No, oddio, è mancato un pelo. Ecco, ora non c'è più mancato un pelo. Ok, cucina il pollo e poi taglia il pollo. La pizza è pronta tecnicamente. Devo di tagliare il pollo. Ah, sì. Sì. Ma che c'entro io? Lo sto facendo lui. Lo taglio. No. Ho detto dammi qua. Dammi qua. Faccio io, ho un problema di là. Oh, prego. No, l'abbiamo perso. No! No raga, adesso basta, dobbiamo rifarlo da capo perché quella era la nostra chance di fare la combo. Se perdi un piatto basta, è finito. Ah, abbiamo... Sì, okay, sì, sì. E ne abbiamo perso anche due, tra l'altro. Allora lanciamoci cose in faccia. Oltre al danno anche la verba. Ma aspetta Rex, proviamo una roba. Cioè se io ti lancio una cosa e tu me la lanci subito, la palleggiamo? Aspetta. Oh, non sei creativo. Bello! Oh, ecco, questo è più palla, però mi piace di più il pomodoro. Il pomodoro è più all'italiano. Vai, scambio. Sono caduto male. Ah. Perché? Perché bestemmi? Preparazione! Ok, l'altro trucco. Ok. Non è la norma. Ma no, ma tirate su quelle facce, dai, che ve la passiamo anche voi. È una disfatta. È una disfatta, ma abbiamo palleggiato, quindi non... Comunque ci faccia due partite, ragazzi, che poi domani devo svegliarmi presto. Vabbè, lo so che anch'io voglio vincere. Che vuoi fare? Niente. Pomodori, ho iniziato a laggare comunque. Gira anche l'altro Rex, già ci sei così. Io faccio l'addetto alle macchinazioni imperiali. Ho capito, però. Prima il cannone, adesso questo. Ma guarda come si vanta, ahia, avevo il cannone! Esatto. Era la cannoniera della situazione. Prima di essere pilota fui anche gunner, non perché mi bocciavano, ma per scelta. Esatto, ero il primo gunner per scelta, non degradato. No. Sì, il primo, tutti gli altri sono gunner tristi perché volevano segretamente diventare tipo il poster dei piloti dei cacciatori nel loro appartamento. Che però non fanno mai vedere a nessuno, non si rivelano mai. Cosa stai facendo? Scusa, perché sto coso è buttato così? Che in realtà volevo mettere l'hamburger nella cosa che era più utile. Vabbè. La pizza quella con la salsiccia. Gira il coso Rex che prendiamo la salsiccia. La ciccia con la salpizza. No, lì non posso prendere. No, lo so. Io consegno il paninozzo. Giusto? Non può. Sì, puoi. Aspetta, no, manca il pomodoro. Attenzione, manca. No, c'è già il pomodoro. Non c'è il pomodoro. Qualcuno mi dia del pomodoro. E bimba la pappa. La pappa col pomodoro. Non hai detto la parola magica? Mi piace, così mi piace. Si chiama per favore, si dice. No, non era quello. Si chiama grande citazione. Ma dai, Delta, tu che sei grande fan dei dinosauri, no? Sei così un grande fan dei dinosauri che appena ti li menziono ti getti la tua vita. Ma parli dei miei cugini, che vuoi? Dei miei parenti. I dinosauri. Proprio i tuoi cugini. Madonna quanto pomodoro dobbiamo lavorare, mamma mia. Servono panini. Panini e pollo. Chi è che mangia la pizza con il pollo? Me lo spiegate? Chi è quel sano mentana che mangia? Povero mentana. No, la carne, dai, hamburger, passa. Ancia che sta per scadere. Oh. Sta incazzando l'amico, prendi il piatto che sono in cazzo.
Che fai? Che fa? Bella, bella. Già si sta cavando pure quell'altro. La pizza col pomodoro. Dovrebbe starci uno già pronto. Col pomodoro! Col pomodoro. No, ne sono due, quindi dobbiamo preparare un altro col pollo e patatine. Un altro pollo? L'ho preso per... taglialo. Prendi il piatto. Ok, c'è da lavare il piatto. No, cazzo, l'abbiamo persa. Ah, perché? Sì, perché non gliel'abbiamo consegnato. Ah, cavolo. No, davvero? Per questo stavo dicendo. I piatti, vedi che sono importanti. Nessuno me la sa. Ma per chi non pensavo, cosa stai facendo? Servila. I clienti esigenti. No, ma l'abbiamo persa perché 7. Non abbiamo fatto 7. Almeno non li ho contati. Difatti, Delta dovresti anche contarli. Manca l'hamburger, cavolo. Ah, ma c'è già il coso. L'hamburger è. Dov'è l'hamburger? Lo stai bulbo? L'hamburger? È perché non lo puoi prendere così. Ah no, non lo faccio volare. Ed è attaccato giù. Sì. Mentre casca di solito nello spalare. Vabbè, almeno su A6 ne abbiamo fatti. Vabbè, allora mancava poco, cavolo. Eravamo tanto così. Ma io avevo detto, perché la carne se non l'aveva presa? Io avevo detto, cacchio, ci stava a mancare pochissimo. Ma io ho fatto 3-4 ordini di fila, non prendete con me. Io allora, sono Johnny Cage. Pomodoro. Io sono America. America. Famoso di essere. Sono fiero di essere cittadino americano. America. Madonna. Colga via questa pasta di pizza, via. E lui che le ha messe? E pare che ci servono i panini che stanno là, quindi toglierla. Ma perché io voglio fare cose? Delta che mi muovi. Perché ti muovi con tanto zelo di colpo poi? Sono i kit. Manca il pollo sulla pizza. Ah, subito sulla prima. Allora aspetta, gira la ghetta lì. Vai, qua pronta, ok. Anche fuori una. Con il pane di cazzo, okay, che va cucinato qui. E serve anche. No, aspetta, quello. Pomodoro. No, ripetilo che ci serve il formaggio. Ah, non l'avevo visto. Ah, sì, cazzo. Maledizione a tutti gli dei vecchi e nuovi. Ci serve del formaggio. Anche quelli vecchi. Qualcuno che prende qualcosa. Qualcuno. Ma qua la pizza pronta. Anche perché qualcuno ha anche lanciato di sotto il. Come si dice? Il pintore. Sì, io colpevole. Perché non ci serve? Perché noi dobbiamo ambire alla perfezione. Non è bravo. Non abbiamo perso il tempo con questi mulli di sistemi di difesa. Ma con i panini, okay, ci sono due panini pronti, ci sono due panini pronti. Con un altro panino, aspetta, gira altro, lo giro io. Ci serve un altro hamburger e poi ci serve insalata. Il pomodoro. Ok, Rex, taglia un altro pomodoro. Ci un panino è pronto. Ok. Un panino, sono due panini quasi pronti. Ah, cavolo, speravo non riuscire a lanciarlo. Ok, buono, siamo a posto. Adesso sono tutte pizze. No, manca il pomodoro. Mettilo dentro. Perfetto, vai. Ma manca tutta pizza, raga. Solo pizze. Allora, tanto facciamone una qua. Seconda con la sarciccia. Quindi Rex, muovi il coso qua e prendiamo la sarciccia. Allora, serve pizza. Vai a lavare il piatto. Ragazzi, il pomodoro, chi è che l'ha portato via in quel modo? In quel pomodoro. Ah, tra l'altro con due salsicce. Sì. Guardate che siamo quasi a posto. No, cacchio. No, ma c'è un'altra. Sta andando, dai. No, se ne serve un'altra. No, Delta. Ah, vabbè. Però è uno che si sta incazzando, non due. Quindi se riusciamo a fare questo. Cacchio, i piatti. Porco Giuda. Taglia. Ragazzi, venite a prendere il piatto. Porta. No. Vai, Grimus, vai, per l'amor di Dio. L'ho fatta, però mi serve se serve quella con la salsiccia. Back subito. Dobbiamo prepararla subito. Vai, gira.
Cioè l'altra in realtà è secondaria, lascia la delta. Ecco fatto. Allora il pomodoro ce l'abbiamo? Guarda, io avevo preparato una pizza lì in fondo, Rex. Guarda, sta qua. Ok, okay, però serve il formaggio. Delta, il formaggio. Lo sto prendendo, Muovi. Vai, taglialo. Che intanto metto la pizza qua nel piatto. Dai che ce la facciamo uno, manca. Boh, mettila, io lavo il piatto che... Diamogli il panino è quasi pronto. C'è un panino che con l'hamburger, se lo facciamo... Ma no, non hai capito dove è un panino. Dai. No, niente. No, ma dai, era lì, porco Giuda. No, ce l'abbiamo fatta a spedirglielo. Quanto abbiamo? Ma non è quello il punto, siamo arrivati a 1, Cristo. Lavoro in mano. Dai, ragazzi, mi sono tentativo. Mi bastavano 3 secondi, 3. Oh, ma quando sono difficili veramente, io. Ma che cacchio è? Ah, che battuta, ha fatto la battuta. Pie in the sky. Ok, sta impazzendo Rex. Allora, c'è scritto lì, non sto impazzendo. Leggi. Vale, ok, ho preso un po' di pasta. Tartaruga, muovi la vela, muoio. Dai, molla. È troppo lenta perché sei una tartaruga. Sì, però se tu non tagli questo... Hai giustificato. Bene, ci sono 3 cose di pizza, quindi in modo che stesse a posto. Sì, lo so, le ho tirate io. Non è vero. Io. Io, sempre io. Mi. Ciao. Mi. Sta impazzendo. Anche lui sta impazzendo, ma tanto, è un po'. Allora, evviva il pomodoro. Raga, probabilmente il mio mappa preferito. No, vedi che è tagliato per nulla la pumarola, buttala via. Gettala via. Io l'ho fatto. Ah, l'hai fatto giusto per una volta. Vabbè, allora aspetta. Ti taglio il collo. Mettilo nel piatto, Delta. Taglio il collo? Come ti taglio il collo? No. Ragazzi, ma allora... D'altro piatto. Ah, no, consegnalo. Delta, consegnalo. Delta. Ah, consegnalo a Rex, io. No, il piatto, perché me lo levi via? Perché devi fare coda con Rex? Vedi che Rex stava facendo chiaramente gli affari suoi. Vieni qua. No, come è sbagliato? Delta è sbagliato. Delta ti strozzo e vendo il tuo guscio. Io non ho fatto niente. Perché ci sono questi pomodori che volano? Perché sto impazzendo. Perché non riusciamo a fare niente, cazzo. Non riusciamo a fare la pizza. Sono ormai tutto inutile ormai. Ce l'abbiamo fatto, boh, è finito. No, comunque mi sto stancando, ragazzi. Sono un po' stanco. Quella come ti sto stancando? Hai sabotato la cucina. Guarda come la faccio la Hitler. I miei ordini sono parole al vento. È impossibile condurre la nazione in questo stato. Ma se voi pensate, signori, che io osi riconoscere così, preferisco spararmi un colpo in testa. Mi di fermare la capitolazione. Perché adesso la pizza in faccia, tieni. Aiuto, no. Oh, ma queste balaustre sono poco sicure. Quali balaustre? Queste. Comunque io non ho fatto niente di male, non so che cacchio è successo, io ho seguito gli ordini. Ora mi piace. A me anche a me sembrava giusto, però. Stiamo facendo dei cretini come di... vabbè, tu bestemmi, non si dico parolacce, non si dico parolacce! ok. Non voglio lanciarlo ai clienti, maledetti. Perché l'hai visto schifo? Sì. Hanno un piatto, ma vaffanculo il piatto. Il piatto è sopravvalutato. Sì. Ma io posso buttarti te qui dentro. Guarda che non io si riesco a lanciare un pomodoro fino di là dai clienti. Aspetta, però i signori vogliono il pane. No. I signori vogliono il pane, quindi che lanciamo il pane. Io avrei dato tutto il pane del mondo. Tieni qua, vuoi il pane? Vai a prenderti il pane. Però è fresco. Mando. Siamo due, guarda, siamo incredibili, rincoglioni di proprio, vabbè, basta. E gli do questo piatto qua, tieni, guarda, una bella pizza vuota, tieni. Tieni sta pizza, tieni. Tieni, buona, eh. Ecco. Via, va, fuori. Ecco.
Non la posso consegnare senza il piatto. Ho dato il corpo nazionale dei cucchi di Nefo. Sì, felicissimo minuto 32. Guarda, io sono baby America. Faccia così, la stoppiamo qui, ragazzi. A parte che mi sto stancando io. No, io voglio, io voglio provarla un'ultima volta, la Smuggett. Fatta bene, però. Non contenta. Va bene. Se volevi sabotare, potevi diventare un Republic Commander, ha detto le demolizioni. Karma non scorcia. Ah, è vero, lo puoi fare, giusto. Che bastardata. Ok, guarda, preparo un po' di pizze. Tu la devi tagliare, vedi questa pasta qua che ho messo. Vai a tagliare la pizza. Qualcuno prende il formaggio, ragazzi, tre pezzi. Così lo rigiro e prendo la carne. Allora, guarda, sistemo due panini qua. I formaggi, ecco, formaggi. Qua. E per prendo ancora uno. Ok. Tu cosa fai? Cosa fai, tartaruga? Dove vai? Perché butti via il pane che tanto con tutte le fatiche ho portato il pane in casa e lui l'ho detto. Con tanta le tartarughe il giorno d'oggi non capiscono la fatica che si fa per guadagnarsi il pane. Io che cercavo di sfamare i miei orfanelli con un pezzo di pane. Ok, aspetta. Oddio, le lacrime. Il pane che cerco di utilizzare perché io sono padre di 16 figli. E la Madonna. Le mie nude mani bastano a malapena per saziare quelle piccole bocche affamate. Però pure tu, 16 figli, caro mio, hai qualche problema. Senti, cosa vuoi? Sono troppo mancia, non riesco a tenerlo a bada. Voglia, non è che vuoi far tanto. Esatto, non hai voglia di faticare, non hai voglia di non impegnarti, come direbbe mia mamma in questo caso. Vedi, se quando ti vuoi impegnare le cose le fa. Sì, quando ti vuoi impegnare. Questo, esatto. Il pollo, il pane, il pollo è quello che volevo prendere. No. Scusami, ma Delta non riesce a prenderlo. Vabbè, te lo devo prendere io. Che ho fatto? Non hai preso il coso, la pizza che stava bruciando. Ti sei limitato a guardare, a guardare, a bruciare e dire: oh, la pizza sta bruciando. E quindi sta bruciando. Sai, no, il fumo fa fumo. Sì, lo so. Dovresti spegnerlo. No, non l'avevo visto. Scusate, dannazione maledetta. Non l'avevo più visto. Scusatemi, ero concentrato quando è caduto Rex. La vippia. Concentrato a guardare me che cadevo, che bravo. No, no, volevo dire sì, ero concentrato a guardare la pizza che bruciavano. Ha visto mostri contro alieni, no? Ecco. Sì, spettacolo. Ecco, vi ricordate la scena di Bob quando la cara protagonista ginormica stava tenendo... Rex, metti qua. Stava tenendo il ponte. E dice: Bob, aiutami! Ah, stavo guardando gli uccellini. Sì, però ricordo. Ecco, più o meno era la mia stessa situazione adesso. Ok, guarda il formaggio, Rex, taglia il formaggio e siamo a posto. È quello che volevo. Io intanto ti lascio. Scusami, non funziona il tasto, cazzo. Vabbè, però hai preso. Bravo, sei stato bravo a fottermi, bravo. Non volevo, porco tutta. Mettilo. Intanto prendo qualche panino, così possiamo cambiare la posizione di sti cose. E un altro panino deve essere fatto con 1, 2. Quindi aspetta, lo preparo io, Rex. 1, 2. E serve, ecco, bravo, la bistecca. Ah, la peggior bistecca del mondo. Formaggio, raga, formaggio. Io lavo i piedi. Tu sei cagliana, no? Mangia questo schifo. Che non ce la facciamo neanche a crescere stavolta. Quanto stiamo facendo? Io non sto manco guardando quanto ne abbiamo consegnati, Male, molto male. Però mettilo e serve. Però mi sembra che non abbiamo fatto casini per il momento. No, il problema è che siamo a 4. Sì. No, non se no la combo è di 4, ma in realtà noi siamo più di 4. Ah sì? Cioè, però mi sa che ne abbiamo fatti 6 anche stavolta, cazzo. Che palle, madonna. Dai, cerchiamo di... No, vediamo un po'. 7! E tutti in fila, tra l'altro. Aspetta, vediamo. Tanto abbiamo fatto 3 stelle, prima non eravamo 2. È vero. Sì. Che top play. Ma noi eravamo talmente stanchi che facevamo la cosa, manco ci pensavamo quanto stavamo facendo. Pensavamo a lanciarci un pomodoro in faccia. Eccolo là! Sì, sbloccato!
Ma che bello! Andiamo a farlo subito! Sei pazzo! Cane, ma guarda, non so neanche che cosa ci aspetta. Ho più grande, mi piace. Sì, mille tappi più grande. Ho paura. Oddio, quanti cazzo ce ne sono? Ma che bello, il 7 o l'8 non l'hai anche letto. Ah, guarda, le abete di turno. Invece come taglia, come alza il... Sì, no, tipo sta tagliando il pesce, poi si rende conto che la sua mano fa. Ah, mi dovete mandare voi le cosce, ma che cosa bello! Oddio, guarda che bello, posso bombardare Delta? Sì, Delta. Ragazzi, dovete lavorare anche voi. La farina no. Poi ci lanci la farina, maledetto. Ma io che ce la faccio la farina adesso? Ah beh sì, è vero. E come che ci faccio? La farina? Devi fare il frullato. Il frullato? Non me lo fa! Non me lo fa! Ma come non me lo fa? L'ingrediente metterlo nella ciotola! Come non me lo fa? No, questo no, va bene! Dica. È questo che non me lo fa. Ecco, questo sì. Aspetta, c'è un problema. Ma come? Non gli vedi gli ingredienti? C'è un problema tecnico! Ecco. Ah sì, ok, questo va nella sacco. In un piatto per sbaglio lo facciamo. Adesso lo devo... Ciotola. Raga, ve lo devo... Passa, la parte, mettila. No! 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 Mannaggia Satana, mortaccia, la miseria ladra. Vabbè, salvi... Delta, prendi questo piatto. Guarda io sono il piatto. Aspetta che passino gli ingredienti. Aspetta, il piatto, di prendere il piatto. Prendi. Ah! Sì. Madonna, salvato. Passamelo. Prova a passarlo a Delta. Vai, Delta. Subito. No, Cristo. Ma è difficilissimo. No, aspetta, vai giù direttamente, Delta. Vai Delta, giù direttamente. Fai. No, guardalo. Fa da solo. Rex, il coso là, Rex. Oh, scusi. Vai, piglialo. No. Ne manca uno. Vai. Delta, scusami, devi fare farina e gamberetti. Sì, no, non l'ho preso! No, il gamberetto! Madonna, c'è un manca. Grazie, a me il gamberetto, tra l'altro. Delta, ti passo questi, però il problema è che... Lascialo qua, metto giù. Ora. Ora! Non me lo fa mettere perché c'è altra roba sopra. Cavolo! Oh, ora, lascialo così! Ecco, perché va a ritmo! Perché va a ritmo! Sì, la vittoria! Abbiamo già vinto, che cosa? Abbiamo già vinto, quelli sulla fiducia. No, per niente! Gamberetti! Delta, prendi la ciotola! No, gli ho detto prendila! Ecco, e passaci l'altra ciotola. Cazzo, ora. Sì. Madonna. Aspetta che ti do. Il fatto che sei incazzato sto stronzo. I piatti. I piatti. Non basta. Madonna, non... avvisami almeno, ti sto perdendo la ciotola. Non la molla così. Il piatto sporco che si... piatti puliti, Delta. Piatti puliti, nei due, uno. Sì, tre qua, tieni il piatto. Ok. Tieni il piatto. Molla il tuo e dai il mio. Sì, vai, servi. No! Molla! Preparati! Facci il piatto! Piatti! Dov'è? Bon, tieni qua l'altro piatto, Delta. Vai, vieni. Delta. No. Pacco il blu. Pacco! No, vai, sì, ecco, io, per me è la vittoria, bon, basta. Poi adesso può cascare anche il mondo. Teoricamente potremmo riuscire a fare il pesce, ma no. No, raga, che cos'è sta cosa? Momento di pazzia. Ma dai, un po' di... E poi non abbiamo più dato 3, chi se ne frega, guarda. Vabbè ragazzi, sarà per la prossima volta, stoppiamo qui, dai. Va bene ragazzi. È l'ottavo! È l'ottavo che abbiamo sbagliato. Ah, quindi teoricamente questo è il più difficile di tutti. Sei visto. Grande.
Vabbè, in realtà non tanto, se ci si regola ci si può fare subito. Adesso praticamente abbiamo l'ottavo, ci manca da sbloccare il settimo, e che però è nel livello quello impossibile, e da risistemare un po' meglio il secondo. Va bene, io qua vi saluto, qui del 38, passo e chiudo.